fiorentino, ritrovato senza vita, l'ingegnere disperso, l'uomo dei 56 anni, è stato ritrovato da un cercatore di funghi a circa un chilometro dalla vettura precipitata in un dirupo a Montemorello. Gara TPL, colpo di scena, il Consiglio di Stato, i giudici hanno rinviato alla Corte di Giustizia Europea il pronunciamento sui requisiti in possesso di Rattepé per partecipare agli appalti in Italia. Rossi vuole la Tobin Tax. Il presidente della regione ha incontrato a Bruxelles la commissaria per la politica regionale e ha proposto la Tobin Tax. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo dunque il nostro telegiornale parlando della gara TPL, colpo di scena al Consiglio di Stato. I giudici hanno infatti rinviato alla Corte di Giustizia Europea il pronunciamento sui requisiti in possesso di Rattepé per partecipare agli appalti in Italia. Sentiamo. Si è aggiunto un nuovo capitolo alla storia infinita della gara bandita dalla Regione per affidare a un unico gestore il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana. Il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso presentato nei mesi scorsi dal contendente uscito sconfitto, il consorzio di imprese locali Mobit, contro l'attuale aggiudicatario delle gare Autolinee Toscane, società del gruppo francese Rattepé. E a sorpresa i giudici hanno sospeso il giudizio di appello rinviando alla Corte di Giustizia Europea proprio il punto messo in discussione da Mobit, ovvero il possesso da parte di Autolinee Toscane e Rattepé dei requisiti per partecipare alla gara della Regione Toscana. Nei mesi scorsi il TAR Toscana aveva deliberato che sì, i requisiti c'erano. Il Consiglio di Stato invece ha preferito non pronunciarsi e passare la parola alla Corte di Giustizia Europea, senza peraltro fornire indicazioni su come gestire il periodo transitorio. È un evidente duplice danno, ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Maggiori costi rispetto a quelli previsti dal bando di gara e un servizio peggiore per i cittadini. In attesa dell'aggiudicazione definitiva, la Regione è infatti costretta a rinnovare di mese in mese la vecchia convenzione, spendendo ogni volta 650.000 euro in più rispetto al nuovo appalto. Abbiamo già incaricato i tecnici di analizzare la situazione e proporre ogni soluzione possibile, ha concluso l'assessore. All'Europa, in sistema toscano, chiede una risposta chiara e rapida. E adesso passiamo alla cronaca. È stato infatti ritrovato senza vita l'ingegnere disperso dalla giornata di ieri. L'uomo di 56 anni è stato ritrovato infatti a Montemorello da un cercatore di funghi a circa un chilometro dalla sua vettura che era appunto precipitata in un dirupo. Sentiamo. All'indomani del ritrovamento del cadavere resta un mistero il caso dell'ingegnere residente a Canenzano, scomparso da ieri mattina e ritrovato senza vita alcune ore più tardi in fondo ad una scarpata nella zona di Montemorello. Aldo Corsi, questo è il nome dell'uomo di 56 anni, era uscito di casa per fare una passeggiata come sua abitudine nei boschi di Montemorello. Tuttavia, intorno all'ora di pranzo, la moglie, non vedendolo tornare, si è recata sul posto per cercarlo ed è lì che ha avvistato l'auto del marito in fondo ad una scarpata, con al suo interno vistose tracce di sangue che hanno fatto scattare l'allarme. Le forze dell'ordine hanno così avviato le ricerche che sono andate avanti per le successive ore fino al drammatico epilogo. È stato infatti un cercatore di funghi a scrutare il cadavere dell'uomo a circa un chilometro di distanza dalla sua vettura. Dai primi accertamenti le forze dell'ordine non escludono che l'uomo abbia potuto aver perso il controllo della sua Fiat Bravo a causa di un malore improvviso o di una distrazione, ma le indagini proseguono. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Signa e la scientifica per i rilievi. Sono di fatto tuttora in corso gli accertamenti per chiarire se possa essersi trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio, mentre la pista di un'aggressione al momento è passata in secondo piano. E adesso parliamo dell'ondata di caldo che si è abbattuta in tutta Italia, in particolar modo sulla Toscana. Un'estate anticipata dunque con temperature di 5 gradi al di sopra della media stagionale, e su questo abbiamo parlato anche con il responsabile della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini, che ha evidenziato alcuni accorgimenti da tenere per evitare il rischio incendi. Sentiamo. L'estate è arrivata, sì, ma con qualche giorno di anticipo. Una vera e propria ondata di caldo si è abbattuta su tutta Italia, colpendo più duramente alcune regioni dello Stivale, tra queste la Toscana. In questi giorni, difatti, Firenze, Prato, Pistoia e Siena hanno registrato temperature record, con il termometro che ha toccato picchi di 32 gradi, 5 in più della media stagionale. Un maggio incandescente, ma anche giugno, si ipotizza, sembra non essere da meno. Le previsioni parlano della presenza di un caldo africano, almeno fino alla giornata di domenica, con picchi di umidità che oscilleranno dal 40 al 60%.
E se da un lato c'è già chi si è attrezzato per vivere la stagione estiva nella caldissima Firenze, dall'altro vi è l'incombere di un alto rischio che il grande caldo porta con sé, quello degli incendi. Situazioni che in questo particolare periodo vanno tenute sotto stretto controllo, come ha spiegato il responsabile della protezione civile della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini. Pur non essendo in questo periodo, nel cosiddetto periodo di alto rischio incendi, solitamente in regione toscana è quello nei mesi di luglio e agosto, con una variabilità che può essere legata alle situazioni locali di tipo meteo. Tuttavia in questi giorni si sono già generati alcuni incendi in varie parti del nostro territorio, compreso quello della città metropolitana. Il sistema si è attivato dell'antincendio boschivo e la raccomandazione, in particolare quella di stare attenti alla gestione dei divieti sull'aspetto dell'abbruciamento delle sterpaglie nel periodo legate alle potature, e comunque mantenersi sempre dei comportamenti, soprattutto in aree boscate e a rischio di innesco, idonei a non consentire appunto il protrarsi dell'incendio, come ad esempio l'accensione di barbecue nel posto, eccetera, ovviamente tutte attività che sono evitate. E restiamo sulla cronaca, andiamo a Livorno. Oltre 7 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati, 5 indagati, 3 ordinanze di custodia cautelare e diverse perquisizioni. Sono questi i risultati di un'operazione della Guardia di Finanza sul fronte del contrabbando e della contraffazione. Dei 5 indagati coinvolti nei reati di contrabbando aggravato, falsità ideologica e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, 4 sono italiani e 1 tunisino. E adesso andiamo a Firenze per parlare del sopralluogo del sindaco Nardella sulle sponde del fiume Arno. Il primo cittadino infatti ha annunciato un investimento di 195 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica. Sentiamo. Sopralluogo del primo cittadino Dario Nardella sul fiume Arno per mettere in campo un'accurata opera di ripulitura nelle sue sponde. 195 milioni di euro sarà la cifra investita per la sicurezza idraulica per prevenire il fenomeno delle esondazioni. L'Arno si rifà il look perché grazie all'intervento del consorzio di bonifica noi possiamo mettere in campo una serie di azioni che mai erano state fatte fino ad ora. Questo anche grazie alla tassa che è stata introdotta con il regolamento della Regione Toscana. Questo significa però avere rive più pulite, il fiume complessivamente più pulito e anche dei camminamenti che possono essere attraversati anche in bicicletta. Insomma, poter vivere l'Arno come qualcosa di bello e non soltanto come un problema. Presenti al sopralluogo anche l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, il presidente del consorzio di bonifica Marco Bottino e il coordinatore di Italia Sicura Erasmo D'Angelis, il quale ha evidenziato l'obiettivo comune di arrivare a contenere entro il 2020 circa 50 milioni di metri cubi di acqua in aree esondabili. È un lavoro enorme in corso, sta andando molto bene, lo stiamo seguendo davvero giorno dopo giorno, e in più a questo enorme lavoro si aggiunge oggi una manutenzione che non c'è mai stata francamente sulle sponde intorno alla città. Veramente per la prima volta vediamo un fiume bello anche da vivere che viene restituito alla città, ai fiorentini, e questo davvero è un grande evento. Credo che il nostro lavoro si evidenzi meglio in questi luoghi, anche se lo facciamo su 5600 km di reticolo in tutto il comprensorio. È una manutenzione complessa, difficile, le manutenzioni vengono fatte portando gli uomini con le barche, ma credo che Firenze, dopo tanti anni di trascuratezza dell'Arno, si meriti un Arno diverso, un Arno più fruibile, un Arno che veda manutenzioni più puntuali. Arriveremo a sfalciare fino a 4 volte l'anno, un Arno di cui i cittadini si rimpossessino. Ed Enrico Rossi vuole la Tobin Tax. Il presidente della Regione Toscana ha infatti incontrato a Bruxelles la commissaria per la politica regionale Corina Cretu e ha proposto la Tobin Tax. Vediamo. Un'Europa che deve investire di più per i giovani, per le imprese e per i ceti più deboli. Per questo bisogna introdurre la Tobin Tax. Questa è la proposta fatta dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi durante l'incontro a Bruxelles con la commissaria per la politica regionale Corina Cretu. Secondo Enrico Rossi, la Tobin Tax può permettere di trovare nuove risorse colpendo le speculazioni finanziarie. Queste risorse che potrebbero venire dalla Tobin Tax sarebbero più che sufficienti a rimediare alle minori entrate causate dall'uscita della Gran Bretagna, anzi
in un anno, anche applicata al minimo, la Tobin Tax, se applicata su tutta l'Europa, potrebbe dare qualcosa come 50-60 miliardi rispetto ai 10 che siamo venuti a perdere, e questo vorrebbe dire che si potrebbe investire di più e quindi fare più occupazione e poi fare anche politiche di attenzione al capitale umano, di attenzione appunto ai giovani e ai ceti più deboli. Questo incontro a Bruxelles è stato l'avvio per la discussione sulle nuove politiche di coesione dal 2020 in poi, di come far per reperire le risorse necessarie per queste politiche, far fronte alla crisi e ai bisogni per le imprese, della ricerca e dell'innovazione. La commissaria europea per le politiche regionali Corina Creţu ha espresso soddisfazione per l'impegno della Toscana sulle politiche di coesione. Ho potuto verificare ancora una volta l'impegno della questa organizzazione periferica mediterranea e della regione Toscana in particolare per mantenere una politica di coesione forte e ambiziosa. E non la prima volta noi incontriamo, noi lavoro insieme e io sono felice ogni volta quando incontro il Presidente. Grazie. Grazie al Presidente Rossi per il suo lavoro e supporto e buon lavoro. Insomma, c'è da lavorare insieme perché non si facciano passi indietro, ma quelli necessari a rilanciare le politiche di coesione sociale. E adesso parliamo di Pitti Uomo, si chiama infatti Meraviglia Water and Flames, lo show dei Sonics che il 12 giugno in Piazza Pitti aprirà il 92esimo salone di Pitti Immagine Uomo. Vediamo. L'acqua e il fuoco si uniscono in uno spettacolo di danza acrobatica per l'evento ufficiale di preapertura del 92esimo salone Pitti Immagine Uomo. Lo spettacolo The Sonic, una delle più importanti compagnie di teatro acrobatico, si terrà il 12 giugno in Piazza Pitti a Firenze ed è stato annunciato da Andrea Cavicchi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Lo show di danza acrobatica sarà uno degli eventi collaterali di Pitti Uomo, che si terrà alla Fortezza d'Abasso dal 13 al 16 giugno. Lo spettacolo sarà un modo per rinnovare il legame tra la moda, l'arte e Palazzo Pitti. Stiamo lavorando per promuovere sempre di più queste iniziative con finanziamento della trasformazione della Galleria del Costume in Museo della Moda. Stiamo finanziando eventi in questa piazza per attirare attenzione di moda sul Palazzo Pitti, quindi abbiamo visto negli ultimi anni appunto un avvicinamento anche di marchi importanti come la Stefano Ricci, Gucci. E sempre a Palazzo Pitti sarà inaugurata la mostra Il Museo Effimero della Moda, curata da Olivier Seilliard. La mostra sarà l'occasione per aprire al pubblico le collezioni della Galleria del Costume e della Moda di Palazzo Pitti. È veramente in maniera molto suggestiva, Olivier Seilliard, una delle autorità più grandi nella presentazione della moda, nella cura di mostre sulla moda e di installazioni sulla moda, ci presenterà questa meraviglia. Abiti di Ferré, Gucci, Fendi, Armani, Valentino, Prada e molti altri saranno tra quelli in mostra, pezzi che vanno da metà 800 fino ai giorni nostri, abiti che verranno mostrati per la prima volta e altri esposti per l'ultima, prima di tornare negli archivi perché troppo delicati. E adesso un'ultima notizia, torniamo a Firenze, 1000 bici per il bike sharing a flusso libero, niente postazioni fisse, ma bike sharing a flusso libero che metterà a disposizione dei cittadini almeno 1000 biciclette già nella prima fase. Lo ha deciso infatti ieri la giunta di Palazzo Vecchio dando il via libera alla proposta presentata dall'assessore alle politiche per il territorio Giovanni Bettarini per la realizzazione di un nuovo servizio di bike sharing. Con la delibera si dà infatti mandato ai tecnici della direzione mobilità di predisporre l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse a svolgere il servizio. Ed è tutto, vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera alle 20.35 con Telegram, dove Alessio Poggioni ospiterà il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, e appuntamento anche in prima serata alle 21.20 con Andrea Vignolini e Girotondo, dove si parlerà di bypass del Galluzzo ma anche di tramvia e di elezioni politiche insieme a tutti i suoi ospiti. Dunque è tutto per questa edizione di Studio TG, buon proseguimento con i nostri programmi e a tutti l'augurio di una buona giornata.